Ciao, voglio parlarti in questo video della forza del contatto nella seduzione. Nella seduzione riuscire a stabilire un contatto fisico e un contatto fisico crescente, quella che si chiama kino escalation, è un obiettivo fondamentale perché attraverso il contatto fisico noi riusciamo a trasferire emozioni e nella seduzione ciò che conta è trasferire emozioni. Le emozioni non le trasferisce a parole, le trasferisce attraverso la comunicazione non verbale. E nella comunicazione non verbale la parte cinestesica di contatto è molto forte, sia per le persone che sono naturalmente cinestesiche, quindi sono più abituate al contatto e quindi si può usare di più, andando a sollecitare ad esempio delle zone erogene secondarie, sia ad esempio per le persone visive che invece temono molto il contatto fisico e hanno una grossa barriera logico-razionale al contatto fisico, per cui bisogna andare molto più gradualmente e quando queste persone accetteranno il contatto, saprai che avrai un potenziale molto alto di seduzione nei loro confronti. Quindi devi capire se una persona ha una grossa componente visiva o una grossa componente cinestesica prima di iniziare la procedura di contatto fisico. Le persone uditive sono una via di mezzo. Questo è un dato importante, quindi fai una domanda, vedi dove butta gli occhi, se li butta in alto significa visivo e quindi devi andare molto cauto col contatto fisico, inizialmente molto casuale, provare a variare la prossemica e però man mano che accetterà questo tuo invadere, tra virgolette, il suo territorio significa che stai crescendo di potenziale. Stai crescendo di potenziale e quando tranquillamente accetterà il contatto fisico, addirittura sarà lui o lei a cercarlo, significa che il tuo potenziale sta veramente crescendo. Invece, se butta gli occhi laterale è uditivo, in basso cinestesico. Con le persone cinestesiche devi subito iniziare col contatto fisico, ad esempio stringi la mano, metti una mano sopra, ti avvicini di lato, poi dipende se sei uomo o se sei donna, comunque inizialmente il contatto fisico va portato casualmente nelle zone erogene, ad esempio potresti, che ne so, girando un braccio casualmente sfiorare il seno, per fare un esempio, o se sei donna potresti casualmente girare la mano, avvicinarti alle zone intime, un altro esempio. E, insomma, ci sono diverse strategie per contatti casuali. Con i cinestesici vanno bene anche i contatti diretti, non casuali, tipo la mano sulla spalla, tenere un attimino di più la mano quando si dà la mano, insomma, tutta una serie di meccanismi che con i visivi non riusciresti a mettere in atto da subito. E quindi il contatto fisico devi curarlo molto, è una parte fondamentale nel processo di seduzione. Deve essere graduale, kino escalation, un contatto fisico graduale, molto più rapido nei cinestesici, molto più lento e, diciamo, mediato nei visivi e una via di mezzo negli uditivi. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!